Salone della parola. Un salone, un salon, come quelle esposizioni parigine commentate da Baudelaire, o semplicemente, o più volgarmente, una fiera o un festival, nel senso di un luogo di incontro e scambio tra quanti pensano che non sia del tutto tramontata l'era della parola in favore dell'immagine e che quest'ultima non possa essere afferrata o percepita senza pensiero-parola. La cosa viene da Pesaro, dalla sua biblioteca storica, l'Oliveriana, che è anche un museo, anche archivio, la grande memoria della città e del suo territorio, ma anche un'importante finestra sul mondo, che vanta tra le altre notevoli tradizioni filologiche per l'opera di studiosi di rilievo internazionale e, per tutti, discepola Mariotti, che ne promosse la rinascita nel secondo dopoguerra. Io credo che questa iniziativa intitolata Il Salone della Parola sia particolarmente benemerita e dobbiamo essere grati al nuovo direttore della Oliveriana per averla ideata. Oltre a essere in sé, credo, importante per riscoprire cosa significa la parola e la parola oggi, c'è un bel aggancio proprio anche con questi muri, con questi libri che vengono conservati qui dentro. È stata una delle glorie di Pesaro, il patrimonio dell'Olivieri poi confluito qui. Qui c'è la parola scritta e la parola scritta ha una sua autorità, un suo rigore e anche un suo carattere un po' quasi intimidatorio, perché la parola scritta è irreversibile e noi dovremmo sempre di più abituarci al rigore delle parole. Oggi certa oralità ci rende tutti un po' più disinvolti anche a rischio di errori. Le differenze sociali e i contrasti di classe impallidiscono dinanzi alla divisione odierna degli uomini in amici e nemici della parola. Ecco, penso che questa citazione del poeta russo Osip Emilievich Mandelstam sia così un augurio, un saluto per questo bellissimo come nome e credo anche come iniziativa e ricchezza Salone della Parola, proprio perché mi piace il Salone della Parola ancora più di Salone del Libro, perché nella parola rientra anche l'oralità, la filosofia orale, l'idea della città come un luogo di scambio, di parlare, non soltanto di leggere, scrivere, ma parlare, ascoltare. E quindi, diciamo, questo primo comandamento di Mandelstam, che ci ha lasciato la pelle in un lager staliniano, potrebbe aiutarci a capire appunto che è ancora attuale questa frase, perché ancora di più, la ripeto, delle differenze di classe, dei contrasti sociali, diciamo, è proprio la divisione odierna degli uomini in amici e nemici della parola. Quindi gli amici della parola da una parte e i nemici della parola dall'altra. In relazione alla parola, l'enigmistica è quella tecnica che si diverte a prenderla, appunto la parola, smontarla e rimontarla, proprio come il bambino fa con il giocattolo, appunto, che smonta e rimonta per conoscerne i meccanismi, gli ingranaggi. Noi dobbiamo, per avere delle bussole, un po' un minimo di orientamento, soprattutto pensando ai più giovani, che di fronte alla community di Facebook, di fronte al primo piano e alla foto aerea del web, dove non c'è il continuum storico, dove tutto è uguale, noi dobbiamo, credo oggi, trovare degli indicatori, delle guide, qualcosa che ci orienti, quello che io chiamo i fondamentali. Un fondamentale da recuperare è quello della memoria, capire che la storia c'è stata prima di noi, questo sfondo storico. Il palazzo della memoria, diceva Agostino. Uno è il ritorno al reale contro questo mondo fittizio. E il terzo fondamentale, io dico, è la parola. In quanto al discorso di bambini cresciuti, cioè l'enigmistica un gioco per bambini anche grandi, si tocca un tasto piuttosto conosciuto, direi un luogo comune, oserei dire, se non fosse che è una verità. Perché effettivamente è il discorso del bambino appunto che è in noi, e che deve sempre essere in noi. C'è il rovescio della medaglia, cioè il famoso complesso di Peter Pan, cioè del bambino che non vuole crescere,
ma con l'enigmistica il bambino cresce, perché crescendo la capacità di ragionamento, cresce in lui anche il senso autocritico dell'analisi e quindi della riflessione. E poi l'altra citazione, forse se può aiutare, visto che siamo in clima appunto di Salone della Parola e quindi di libri riportati alla voce, ad vocem, è una frase del filosofo Nietzsche che appunto recitava, se non ricordo male in traduzione, non si può parlare che di ciò che si è superato. E noi naturalmente siamo dentro un'epoca che ancora non è stata superata e la parola epoca è la nostra. E quindi non si può parlare che di ciò che si è superato, forse dovremmo tacere perché non abbiamo superato niente, dice questa epoca, cioè il male di questa epoca, il conflitto, l'ingiustizia, la mancanza di libertà, anche nei paesi occidentali, anche in Italia, soffocato, conculcata e in tanti modi diversi, più soft o meno soft, però ecco. E quindi è una sfida. Nietzsche identifica il parlare con il superabile e quindi probabilmente il silenzio è l'insuperabile e però dobbiamo tentare appunto di superare anche questo insuperabile, di riflettere forse tra pensiero e poesia, tra sentire e pensare e fare in modo che si incontrino anche per le strade, le piazze, i luoghi e i locali della città di Pesaro. Io faccio come mestiere il filologo. Però la filologia non è un mestiere da un bratile da ricondurre a una confraternita così, a dei pochi fanatici o ossessionati dal rigore micrologico. Io credo che tutti dobbiamo essere filologi. Filologo è una parola che è composta da filos e logos, vuol dire uno che è amante, innamorato della parola. E tutti dobbiamo essere. Quindi tutti, per poter comunicare bene, tutti dobbiamo essere filologi. Quindi è, credo, un dovere e deve essere un privilegio di tutti. Di questo proprio aiutare tutti a parlare bene, a scrivere bene. Quindi in questo senso i classici sono, credo, i nostri consulenti, maestri maggiori. Quando mi è stato chiesto perché i classici, io ho trovato, dovendo dare una risposta, non ne ho trovato migliore che questa, perché ci insegnano a parlare bene. E aggiunge Ivano Dionigi, che sarà ospite del festival. Oggi c'è una barbarie della parola. Parlare bene, come diceva Platone, oltre a essere una cosa bella in sé, fa bene all'anima.